Siamo particolarmente felici di avervi qua questa sera a Palazzo Gromolosa in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi espositivi e in particolare delle due importantissime mostre che sono dedicate appunto alla figura di Leonard Janad. In questo primo momento passo la parola al nostro presidente, avvocato Squillario, e poi avremo modo di approfondire i contenuti culturali della serata. E benvenuti e benvenuto soprattutto al nostro ospite illustre che dobbiamo ricordare e che si ricorderà anche evidentemente con la sua opera. Abbiamo però voluto unire il momento della celebrazione di Leonard Janad con un piccolo ricordo anche di quello che è avvenuto qui, perché le cose sono abbastanza concatenate, infatti forse proprio per illustrare meglio, ospitare meglio le mostre, abbiamo corso per finire questo grande restauro. Se vi ricordate, 2 anni e mezzo fa abbiamo inaugurato la ristrutturazione completa, rimaneva poi una parte est che era occupata da un altro giardino e soprattutto dalle magnifiche cantine di Palazzo Gromolosa. Ci siamo chiesti che cosa ne facciamo, le lasciamo così come sono perché erano in condizioni veramente al naturale, oppure ci impegniamo per ottenere uno spazio che serva anche per le mostre, perché sentivamo questa necessità. La nostra fortuna di questo palazzo, che è stato sito e luogo di insegnamento da parte delle suore rosmignane, ringrazio la presenza della rappresentante che viene da Domodossola e che ha qui insegnato per tanti anni, e abbiamo detto vediamo di fare qualcosa di completo. Il nostro grande timore era che questo palazzo fosse vuoto, invece dobbiamo dire che abbiamo trovato proprio la fortuna di poterlo riempire con delle ottime attività. Innanzitutto il Perosi, l'Istituto Perosi di musica, abbiamo qui invece vicino il Centro di Aiuto alla Vita, abbiamo sotto il consultore matrimoniale, abbiamo poi altre attività di associazioni teatrali. Ma ci mancava probabilmente quello che vedrete sotto. E così ci siamo slanciati in questa attività difficoltosa. Tutti ci siamo un po', lo dico sempre, improvvisati architetti, noi della Fondazione, la dottoressa Chilal, il dottor Maggio, Ciabattini, io, tutti quanti. In realtà però devo dire che poi l'idea, chi ha in mente, aveva in mente probabilmente fin dall'inizio, quello che poi vedrete è l'architetto Bocchiezzo, che poi ci dirà brevemente 2 cose. Ecco, voglio solo dire questo, speriamo di poter continuare così, anzi devo già annunciare che avremo una nostra bella altra attività nelle 2 nuove aule che avevate fatto, e cioè la Fondazione Angelino, che si occupa di bambini affetti da malattie del sangue, verrà qui da noi, sarà qui ospitata perché la sua presidente Renata Zegna Schneider, vedendo questo palazzo, ha detto: ma per i miei bambini non vado in ospedale vado per fare la ricerca su queste cose, ma per ospitare i bambini devo invece venire in un posto più bello, in modo che possano godere di tutta questa magnifica bellezza, e qui quindi lo ospiteremo. E quindi vedrete quello che abbiamo fatto, speriamo che venga accolto, perché effettivamente è una cosa grandiosa che è costata anche dei bei soldi, ma credo che effettivamente valga la pena di fare qualche cosa. Anche noi moderni dobbiamo fare, non solo vedere quello che è un fatto il passato. Detto questo, do il benvenuto in particolare a lei, a Leonard, perché ho letto un pochino la sua bibliografia, quello che ha fatto negli anni,
con grande precocità e soprattutto un'attività multiforme, divisa. Nel biellese si dà un premio, non so chi lo dà, un'associazione, che si dice Homo Faber Homo Poeticus, e cioè Homo Faber che nella sua attività imprenditoriale riesce a ottenere grandi risultati. Ma Homo Poeticus perché non si dimentica mai appunto di essere anzitutto un uomo che pensa, che ha emozioni e che riesce anche in questo ad essere poeticus, cioè a fare cose belle di cultura che servono non solo a se stesso ma per il prossimo. Io credo che chi riesce a fare questo per la collettività ha grandi meriti, esattamente quanto ne ha nel risultato del campo imprenditoriale. E quindi la ringrazio per essere venuto. Il suo nome dice da dove viene, anche del paese, non so se è stato a vederlo, ma evidentemente credo che le radici della sua terra le sono nel cuore, ed è per questo che abbiamo iniziato questa collaborazione, anzi, se sarà d'accordo, firmeremo anche una piccola convenzione fra di noi, perché non vuole essere una cosa episodica che sia venuto qui stasera, voglio che sia una cosa continuativa. Lei ha grandi disponibilità, possibilità di darci opere artistiche e quindi noi ben volentieri le accogliamo e soprattutto speriamo di poter collaborare negli anni. Ci ha già anche promesso qualcosa, non lo dico adesso qui perché vedremo in futuro, e quindi benvenuto, la ringrazio e le auguro ancora ogni bene per il futuro. Ho girato la schiena al sindaco, a cui do adesso la parola per il suo saluto. Un saluto breve. C'è una forte emozione avere qui l'ingegner Giannadda, perché tutti noi conosciamo benissimo la sua opera meritoria nel campo delle arti presso la Fondazione Giannadda di Martigny. Io personalmente, grazie a mia moglie che è la vera appassionata di arti figurative, sovente sono venuto, e quindi vederla qua oggi dal vivo è una grande emozione. Ecco, io mi associo a quello che ha detto l'avvocato Squillario. Il biellese ha bisogno che i suoi figli più illustri, che sono andati a cercare fortuna e l'hanno trovata grazie al loro merito in giro per il mondo, in questo momento che per il biellese è un po' di difficoltà, abbiano voglia di darci una mano. Ecco, io sono sicuro che con l'ingegner Giannadda ci siano i presupposti perché ci dia una mano. Noi in campo culturale abbiamo sicuramente bisogno di un aiuto, e chiunque sia stato, come immagino tutti, alla Fondazione Giannadda Martigny acquisisce la consapevolezza di qualcosa di grandioso, di qualcosa che rimane, di qualcosa che veramente incanta anche chi, come il sottoscritto, non è esattamente un appassionato di arti figurative. E quindi il biellese, proprio la mia, è una petizione d'aiuto, ingegnere, che lei in futuro possa instaurare con noi una collaborazione fertile, proficua e continuativa, in maniera tale che quello che è stato fatto dalla sua famiglia a Martigny possa trovare anche a Biella, da dove siete partiti, un lascito, qualcosa per il futuro che possa dare lustro anche alla nostra città. Nel prosieguo della giornata le conferirò come l'iscrizione nell'albo d'onore del comune di Biella, proprio in segno di riconoscimento tangibile di quello che lei ha fatto per il nome del biellese e della città di Biella in Europa e nel mondo. E quindi mi associo ancora alle parole dell'avvocato Squillario, benvenuto tra di noi oggi. Grazie, mi associo anch'io al grazie a Leonora Giannadda, una collaborazione importantissima che sicuramente porterà grandi frutti. Passo ora la parola a Pier Giacomo Beretta, presidente del Rotary Club di Vallemosso, senza il quale questa operazione non sarebbe stata possibile. Quindi grazie anche al Rotary Club, ai suoi soci che ho avuto il piacere di conoscere, sono veramente un gruppo molto affiatato e molto attivo in campo artistico. Grazie. Grazie. Vorrei porgere a tutti voi solo un cenno di saluto. Come presidente del Rotary Club di Vallemosso, che si onora di annoverare l'amico Leonard Giannadda tra i propri soci, unitamente al Club Gemello di Martigny. E grazie a questo legame che il nostro club ha svolto un ruolo determinante per favorire la venuta a Biella in veste ufficiale di Leonard, che oggi celebriamo con queste straordinarie mostre allestite nella Fondazione Casa di Risparmio di Biella, in questo splendido palazzo.
Il motto del Rotary è servire e noi oggi ci sentiamo orgogliosi di aver servito il nostro territorio, contribuendo a questo grande evento di caratura internazionale. Se mi permettete, lo traduco in francese per gli amici di Martigny. Je souhaite juste saluer vous tous chaleureusement en tant que président du Rotary de Valle-Mosso, qui est honoré d'avoir cher ami Léonard Janata parmi ses membres, en union avec notre club jumeau de Martigny. C'est grâce à ces liens que notre club a eu un rôle déterminant pour favoriser l'arrivée officielle à Biella de Léonard, qu'on célèbre aujourd'hui avec cette magnifique exposition organisée par la Fondation Casa di Risparmio di Biella dans les salles d'exposition de l'extraordinaire Palazzo Gromolosa. Le but de Rotary est de servir et aujourd'hui on est fier d'avoir servi notre territoire en contribuant à ce grand événement de culture internationale. Grazie. Bene. A questo punto entriamo nel vivo. Palazzo Gromolosa, un gioiello per la città, completamento del restauro, le nuove sale espositive e il giardino delle essenze. Palazzo Gromolosa, come avrete avuto modo di vedere, non è solo un contenitore, ma è di per sé un vero e proprio gioiello architettonico, sia per la sua collocazione, sia per le sue caratteristiche, ma soprattutto anche grazie allo splendido restauro realizzato dall'architetto Luisa Bocchietto, che con questa operazione ha creato veramente un connubio perfetto tra spazi espositivi, sale di rappresentanza e luoghi dedicati anche al sociale. All'interno del palazzo spicca poi il giardino all'italiana, che è stato realizzato da un grande mecenate biellese, il signor Emanuele Rosa, e quindi do la parola all'architetto Bocchietto affinché ci racconti questo restauro e questa avventura che è durata parecchi anni ormai. Grazie a tutti, sono molto onorata di essere qua e potervi raccontare brevemente questo lungo lavoro. Cercherò di essere breve perché so che gli architetti tendono sempre, per la loro passione, ad annoiare con il racconto. Questi lavori sono iniziati nel 2007, quindi il rilievo è iniziato un anno prima e quindi sono parecchi anni che stiamo lavorando e innanzitutto io devo ringraziare un committente di eccezione come l'avvocato Squillario, perché oggi è veramente raro avere l'opportunità di avere un referente che ti permetta di realizzare questo tipo di lavori. I lavori sono notevoli, ma si sono diluiti nel tempo. Abbiamo avuto momenti di lavoro, come dire, normale e momenti di lavoro concitato, perché l'avvocato a seconda delle inaugurazioni ci ha fatto veramente correre come dei matti. Devo dire che tutte le maestranze che sono state coinvolte hanno lavorato con una passione veramente particolare e la volontà della Fondazione Casa Risparmio è stata anche quella di coinvolgere molti operatori per distribuire il lavoro sul territorio. Quindi una delle difficoltà era quella di avere più imprese, più operatori che si sommavano nelle fasi di lavorazione. Devo ringraziare il mio collaboratore Daniele Aiazzone, che ha seguito tutti i lavori con me, Alberto Maggia della Fondazione, mio referente tecnico, l'ingegner Gariazzo per le strutture e l'ingegner Riva per gli impianti. Vorrei farvi scorrere delle immagini per farvi vedere come era prima questo palazzo e poi sotto, una volta che avrete visto la bellissima mostra, le bellissime mostre che vengono inaugurate oggi, in una sala finale ci sono tre tavole che vi raccontano meglio. Per chi poi ha delle curiosità, io mi dilungherò con lui. Qui siamo nella parte più antica del palazzo e il restauro è iniziato da questa parte, da nord, per proseguire verso sud. La parte antica e le parti, diciamo, accessorie si sono sommate come costruzione dalla strada del corso del piazzo verso il giardino. Il lavoro è stato un lavoro, diciamo, di sartoria o quasi di rammendo, nel senso che si trattava di eliminare tutte le superfettazioni o tutte quelle parti che nel tempo erano state aggiunte in modo forse un po' inconsapevole, senza troppo pensare
alla caratteristica architettonica del complesso, quindi più un lavoro di pulizia che non un lavoro di aggiunta. E poi io ritengo che un architetto debba sempre lavorare con umiltà e comprendere il luogo dove interviene per valorizzare al meglio l'edificio di cui si occupa. Quindi non c'è la volontà di lasciare il segno, ma la volontà davvero di recuperare e rendere agibile un edificio e un complesso. L'altra difficoltà è stata quella di mantenere in funzione tutte le attività, forse devi spegnere qua, tutte le altre attività che già erano interne al palazzo e che via via si sono aggiunte. Quindi voi capite che avere un cantiere di queste dimensioni con attività che sono in continuo svolgimento, anche qui ha necessitato di una serie di attenzioni particolari. Tutta questa parte, queste due sale sono state unite per poter avere una sala di dimensioni più ampie qua per i concerti. Una cosa molto bella che abbiamo fatto è stato eliminare il tetto che c'era sopra il terrazzo, che rendeva inagibile questo terrazzo, mentre oggi avete questo terrazzo panoramico che dà una bellissima vista su tutte le montagne e sulla serra. Inferiormente abbiamo fatto delle opere strutturali, perché ovviamente il tetto di quella della palestra che stava sotto non era fatto per sopportare il peso di un terrazzo e delle persone, e nella sala convegni che c'è sotto il soffitto che voi vedete è stato un'opera direi più di design che di architettura, perché contiene al suo interno gli impianti, il riscaldamento e l'insonorizzazione. Le persone che hanno realizzato concerti hanno detto che l'acustica è veramente molto buona. E quella forma onda è determinata, non è una licenza poetica o un gesto creativo, è determinata dal fatto di lasciare a vista le arcate che abbiamo recuperato. Anche tutte le vetrate sono state ripulite, in parte erano tamponate da muri, sono stati fatti dei serramenti a tenuta, pur essendo di dimensioni molto limitate, in ferro, per adeguarsi a tutte le tipologie classiche del piazzo. E quindi una sala riunioni, una sala concerti anche sotto, le cucine, le sale di rappresentanza. E poi, quando credevamo che i lavori fossero finiti, invece abbiamo iniziato a scavare e a recuperare tutto il piano inferiore. Qui le difficoltà sono state nell'ottenere dalla soprintendenza le autorizzazioni, perché i due accessi attraverso i quali voi entrerete non esistevano, e quindi non era così evidente riuscire a fare in qualche modo digerire determinate soluzioni. Poi la parte interna dell'allestimento, come dire, ha tutta una pelle che nasconde tutti gli impianti, per fare in modo che ci sia la possibilità di agganciare quadri, di agganciare luci, insomma che sia uno spazio flessibile che oggi vedete così per questa mostra, ma che permetta davvero molti tipi di utilizzo. Inoltre la parte centrale distribuisce un'altra zona dove si possono fare altri convegni e un'altra zona espositiva, e i due ingressi permettono due attività indipendenti e contemporanee. Credo di avervi detto tutto, io adesso vi faccio vedere qualche immagine. Allora, lì vedete sulla parte, spero che vediate, sulla parte di qua come era prima la corte principale e poi di qua come è attualmente. In questa parte, sempre sulla sinistra, vedete come era prima la zona che adesso è occupata dal centro aiuto alla vita, e dall'altra parte come è attualmente. Qui c'erano tutte delle coperture in ondulux, dei balconi che erano stati aggiunti, i colori delle facciate che erano come dire scoloriti, ma anche non determinavano una comprensione di quello che è l'edificio.
E qui vedete com'era il giardino prima e questa parte delle aule che aveva questo tetto, per cui c'erano i pilastrini ma non si poteva utilizzare. Metà del tetto era destinato a terrazzo e metà invece aveva una copertura inclinata, e quindi realizzando tutta quella copertura in pietra agibile si ha veramente una godibilità dello spazio notevole. Qui vedete una vista notturna con tutte queste vetrate che sono state aperte, rifatte su disegno delle vetrate antiche del piazzo, però con la tenuta termica di questi serramenti come un serramento contemporaneo. È molto difficile che voi troviate dei serramenti del genere, perché di solito i serramenti attuali hanno questa dimensione, invece questi sono di questa dimensione. Qui vedete un'altra parte che mi auguro voi possiate passeggiare nel giardino. C'è la parte che accedeva al pergolato, dove c'erano, qui ci sono le suore, forse si ricordano, credo ci fossero le galline lì sotto. E qui invece abbiamo aperto in fondo a quel percorso un'altra apertura con una grande insistenza presso la soprintendenza, e anche qui devo dire per volere dell'avvocato, perché questa cosa cambia completamente la visuale di quel percorso. Questa è la parte del giardino sud, l'ultima che è stata completata, che abbiamo finito in questi giorni. Manca ancora l'erba, ma la stagione è favorevole, e anche qui naturalmente non posso raccontarvi tutto, però avremmo voluto fare un ascensore trasparente, non è stato possibile farlo, però c'è tutto un lavoro di ricucitura per trasformare questa facciata, che era quella meno bella per le aggiunte successive, in qualche cosa di invece significativo. E questi sono i due accessi che permettono di arrivare al piano interrato, e che sono stati come dire, difficili da ottenere, perché da un lato dovevamo mantenere la situazione attuale, dall'altro dovevamo scendere a un piano inferiore, non doveva sembrare un percorso ai garage, e però avevamo dei limiti da parte della soprintendenza notevoli. Devo dire che poi molto importante è l'utilizzo di tutti i materiali locali che si rifanno alla tradizione, alle tecniche costruttive del piazzo, e che fanno sì che anche gli interventi nuovi, mi auguro, vengano letti come rispettosi del passato e del luogo. Ecco, qua vedete il piano cantinato, come era prima di iniziare i lavori e come è oggi. Io ho voluto che ci fosse questo pavimento chiaro, che le pareti fossero bianche, che i soffitti fossero bianchi, perché questo permette di avere un'illuminazione diffusa, piacevole e non invasiva, e questo permette di fare delle mostre, ma anche di non sentirsi, come dire, soffocati in un piano interrato. Qui potete vedere la trasformazione, il livello di trasformazione, come erano quei locali prima e come lo sono ora. E questo, devo dire, l'abbiamo fatto in tempi veramente correndo. Anche qui vedete una delle sale espositive, erano cantine con pavimento in terra battuta. C'è un bellissimo pozzo di 37 metri che potete vedere illuminato. E poi diciamo la scelta di riportare in luce le volte, lì vedete uno stato di lavorazione, di pulizia, e poi di mettere queste vetrate retroilluminate negli angoli per dare la sensazione che ci siano delle finestre, anche se queste finestre ovviamente al piano interrato non ci sono, però mi auguro che questo alleggerisca la sensazione di chi soggiorna in questi locali. E qui vedete l'ultimo passaggio, questa apertura, il terzo ingresso che permette di uscire per motivi di sicurezza, ma per motivi anche proprio estetici, di piacevolezza del luogo. Ecco, io ho concluso la mia relazione, spero di avervi trasmesso tutta la passione che c'è stata in questo lavoro, e sono a vostra disposizione. La parola al signor Rosa. Rosa Gabriele amava molto questa casa, perché nel grande spazio davanti avrebbe
avrebbe voluto realizzare il suo giardino all'italiana. Quando la fondazione lo comprò, egli non si ritirò e mi disse: se vogliamo collaborare, io sono pronto, a mie spese, a costruire appunto il giardino all'italiana. Ci ha già detto delle bellissime parole 2 anni e mezzo fa, non glielo do io. E adesso ce ne dirà altre 2 con la sua vena poetica. Un cordiale saluto al Presidente e un sentito ringraziamento per quanto ha fatto per il Palazzo e per quanto ha fatto e mi ha lasciato fare per il giardino. Tutto ciò è servito a valorizzare il Palazzo stesso e ad abbellire il borgo storico di Biella, che sta passando dall'essere il centro della città, qual era nel Medioevo, a un degradato quartiere di periferia, sempre più privo dei servizi essenziali. Ma questo è un altro discorso. Per quanto mi riguarda, ho inteso rendere qualcosa alla città che mi ha ospitato per 60 anni, 40 dei quali in questo borgo. Abbellire un quartiere tramite un giardino, a volte aperto al pubblico, non è solo un'operazione estetica, ma un'occasione per chi la vuole cogliere, per far sentire gli abitanti del quartiere che esso è meno degradato di quanto molti altri indicatori lascerebbero pensare, e certamente può stimolare ognuno a fare qualcosa, anche solo a mettere un vaso di fiori su un davanzale, o tenere meglio in ordine un angolo sovente trascurato. Non ho mai visto una periferia di una città o di una grande città con case o casette unifamiliari con giardini che sia diventata focolaio di scontri, di guerriglia o di sparatorie come certe banlieue o certi Bronx. Forse le periferie dovrebbero essere studiate meglio per dare ad ogni casa uno spazio ed un terreno coltivabile, ma anche questo è un altro discorso. Saltiamo. Veniamo al giardino di Palazzo Gromolosa. Esso ha una spina dorsale rappresentata da un pergolato storico a pilastri a base quadrata, databile al 1600-1700, che divide in 2 aree il giardino grande. Un'area circa rettangolare guardando a destra e un'area triangolare guardando a sinistra, in totale un trapezio. Tutto ciò identifica chiaramente un giardino all'italiana, cioè geometrico, per cui ho completato in questo spirito l'area di destra piantando 4 aiuole di bosso che contornano una bordura di rose rosse e spazio interno erboso ed una vasca per ognuna con fontana al centro. Attorno alle aiuole i viali di passeggio in ghiaia. Nell'area di sinistra una sola aiuola, perché lo spazio non consentiva altro. Al fondo del pergolato storico parte un secondo pergolato, questo invece metallico, di inizio Novecento, ora rifatto e chiuso da carpini, che ne fanno un percorso riservato e quasi intimo. Altre parti del giardino nettamente separate sono la ripa grande che guarda il parcheggio del Bellone, attualmente in fase di completamento, con passaggio pedonale. Dopo tale completamento vi sarà la possibilità di vedere da vicino le essenze che vi sono state immesse. Secondo, la ripetta di sinistra verso la via sottostante, sotto l'area del grande ciliegio, piantumata a cipressi e ad altre essenze a fioritura sfasata. Terzo, il giardino ottocentesco o romantico delle camelie e delle peonie. Quarto, il nuovo giardino delle essenze mediterranee e aromatiche. La forma di questo piccolo giardino sopraelevato dal piano del giardino grande è leggermente trapezoidale, per cui ho dovuto dare un effetto di correzione a questa forma di base, staccando bene le 4 siepine triangolari in modo da mascherare l'irregolarità.
A questo punto, ruotando di 45 gradi sugli assi del giardino, ho messo un quadrato di bosso, entro il quale sta un ottagono di rosmarino, entro il quale sta un cerchio, al centro del cerchio c'è un olivo. La combinazione di quadrato e ottagono e cerchio non è infrequente nell'architettura medioevale e rinascimentale. Vedasi la pianta della vicina torre di Palazzo La Marmora e il logo stesso del palazzo che porta questi tre elementi di ricca e suggestiva complessità. Questa è la pianta del giardino delle essenze mediterranee che è lì sotto e potete visitare dopo. Questa è la torre di Palazzo La Marmora che è qui vicino. Sotto vedete uno spaccato dove si vede che la forma sottostante al tetto è quadrata e la forma sovrastante al tetto che si alza per quanti metri? 28, 30, 32, quello che è invece ottagonale. Questi tre elementi, il quadrato, l'ottagono e il cerchio, fanno addirittura parte dello stemma attuale, logo, diciamo meglio logo, di Palazzo La Marmora, come si vede in questo piccolo dépliant. Le principali essenze presenti in questo giardino sono l'olivo, l'oleandro, il mirto, l'edera, l'alloro, una pianta splendida e a pochi metri dal giardino, la vite appena contro il muro, il peperoncino in diversi colori, la salvia in diverse qualità, il timo, il basilico, l'origano, la menta, il cappero, il rabarbero, la lavanda, il gelsomino che contro uno dei muri di contenimento. Alcune di queste essenze in questo momento non si vedono, sia per motivi stagionali, sia perché a causa dei lavori sono state necessariamente smontate alcune piantumazioni minori. E a conclusione, spero che il tempo e la salute mi sostengano ancora per un momento per portare avanti e migliorare quanto già fatto. Grazie a tutti per l'attenzione. E adesso diamo la parola evidentemente all'ospite. Volevo solo sottolineare che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto anche per amore del piazzo. Voi vedete che qui ci sono tre palazzi, questo, quello di fronte che è già stato ristrutturato dal comune, Palazzo Ferrero, e che ci auguriamo trovi però le attività dentro, perché i palazzi belli così devono essere utilizzati, altrimenti sono una tristezza solo vederli. Più davanti qui c'è Palazzo La Marmora che è in fase appunto di ristrutturazione, e quindi ci auguriamo che questa parte del piazzo possa veramente essere rivitalizzata, perché è vero quanto diceva Rosa che purtroppo il piazzo da 1500 abitanti non ne ha più neanche 500, e questa è una cosa molto grave per il borgo storico di Biella. Speriamo nel futuro. E adesso la parola a lei. Buonasera a tutti, voglio provare a parlare italiano, quello che può. Sì. Signor Presidente, saluti i sindaci del comune di Biella, dei rappresentanti di Domodossola, sindaco di Curino, quello di Etruple, che mi hanno fatto cittadino onorario e che mi ringrazio ancora in questo momento. E saluto particolarmente, vedo qui Maria, Rita e Quintino, i miei cugini. Sono più giovani di me, ma il loro papà era il fratello della mia nonna, e sono molto contento che la gente di Curino
è qua la gente di Casa Chiocchetti, di Casa Giannadda. Il paese di Giannadda si trova a 25 km da Biella e mi ricordo che quando venivo qua poco dopo la guerra, che quando si parlava a casa della famiglia Curino di Biella, dicevano la città, e quando andavano una volta forse o due all'anno a Biella dovevano mettere i vestiti della domenica, che sentiva il camp, usciva dall'armadio. E due settimane fa sono andato a Curino, come vado almeno una volta o due all'anno, che mi fa tanto piacere, a mangiare la polenta, il baccalà della cugina Maria. Maria, dove tu ti alzi te? Maria. Abbiamo cresciuto assieme, siamo tutti e due, abbiamo 80 anni, tutti e due, lo stesso anno. E dopo la guerra Maria è venuta a Martigny, è rimasta qualche anno là, e così è un piacere sempre fantastico di venire a trovarle quando mi ricevono, sempre tutto aperto, e un piacere grandissimo. Voglio salutare naturalmente il Rotary Club di Biella, che è venuto a Martigny, Valemosso, scusi, che bisogna imparare, e che ci riceve oggi, che ha organizzato questa giornata, e naturalmente il Rotary Club di Martigny, che sono venuti tanti da Martigny, e anche gli amici che sono venuti con la macchina assieme a trovarci oggi, è un gran piacere. Sono veramente molto di scoprire questo palazzo, che non ho visto solo un po' venendo qua, e su questa processione qua, un lavoro meraviglioso di fare quel restauro, che complimenti, è una cosa molto importante, io lo penso come lo puoi immaginare, ti do tanti complimenti di questa realizzazione. Di organizzare una mostra delle mie fotografie, anche questo è un evento che non avrei mai immaginato 60 anni fa, perché queste fotografie sono di più di 50 anni vecchie, e le più giovani di più di 60 anni, puoi immaginare. E avevo completamente dimenticato quel lavoro di fotografo che avevo fatto a quel tempo, nel 1957, 55, 56, durante qualche anno, e questo era completamente dimenticato, finché Jean-Henri Papillou e dopo Sofia Cantinotti hanno scoperto quel lavoro per caso. E quello che mi sorprende è vedere che queste fotografie sono esposte un po' dappertutto, specialmente quelle che ho fatto in Russia nel 1957, che queste fotografie, quando la direttrice del museo Pushkin di Moscova le ha viste, ha detto: bisogna che siano esposti al museo Pushkin. Ho fatto una mostra delle mie fotografie al museo Pushkin, e dopo questa mostra gira in Russia, ha già fatto 12 posti, e ora sono in Siberia, girano un po' dappertutto, e questa è una cosa che non avrei mai pensato naturalmente. Allora grazie a Sofia, grazie a tu, perché io non faccio niente, e loro che si occupano di tutto, anche dei cataloghi, di quel lavoro che è una scoperta per me. Mi domandava qualcuno prima che la fondazione che ho fatto quasi 40 anni fa, 39, ho cominciato 39 anni fa, se
un inizio, non è un inizio, è una conclusione. A 40 anni era una conclusione di quello che avevo fatto di più di 20 anni prima. È un'altra vita che ha avuto nel quel tempo là e che scopro oggi e questi tempi. Allora grazie a voi. E non ho visto ancora la mostra, conosco le fotografie, ma dicevo anche che tante fotografie che sono esposte non le avevo mai viste, perché non avevo soldi per sviluppare queste fotografie e sono loro che hanno fatto il sviluppo e sviluppo che scopro 60 anni dopo. Fantastico. Grazie a voi tutti, sono molto commosso. Di essere qua, ho altri cugini là, il mio nonno era il suo nonno e la cugina anche là, che è là. Grazie. Voglio dire che potete immaginare che è partito quando aveva 13 anni, nel 1889, è partito a piedi a 13 anni, è passato il Sempione, spesso dicono che sono venuto a piedi, è vero. E sì, lui è venuto, non era come turista, perché aveva fame. Grazie. Cosa facciamo? Firmiamo la cosa. Bene. Allora, in questa occasione, grazie a Monsieur Leonard Gianada e al nostro Presidente, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Fondazione Pier Gianada di Martigny sottoscrive un protocollo d'intesa per attività di carattere culturale. Do lettura del protocollo. Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Fondazione Pier Gianada di Martigny hanno tra i propri fini statutari la promozione dell'arte e della cultura attraverso l'organizzazione di eventi e progetti, tra cui mostre, convegni, concerti e attività legate alla promozione di eventi di natura culturale, che entrambe le fondazioni sono per statuto particolarmente attente ai temi di carattere sociale oltre che culturale, che esiste tra le due fondazioni uno speciale legame in virtù delle origini bellesi di Leonard Gianada, fondatore della Fondazione Pier Gianada, che le due fondazioni collaboreranno in occasione dell'apertura del polo espositivo di Palazzo Gromolosa a Biella Piazzo, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e che per l'occasione la Fondazione Pier Gianada ha concesso gratuitamente la mostra fotografica Leonard Gianada, il Mediterraneo degli anni 50, mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella metterà a disposizione gli spazi espositivi del Palazzo, si stabilisce che le fondazioni, in virtù dei legami di amicizia esistenti, si riconoscono tra loro quale partner privilegiati per la realizzazione di comuni progetti culturali di respiro regionale, nazionale e anche in ambito europeo. In virtù dei comuni scopi statutari e al fine di valorizzare i rispettivi specifici contenuti culturali, entrambe le fondazioni si impegnano a collaborare, laddove possibile e opportuno, per la realizzazione di eventi e mostre comuni, anche attraverso il prestito di opere d'arte, immagini fotografiche, materiali culturali diversi e favorendo la circolazione di artisti all'interno dei rispettivi circuiti. Entrambe le fondazioni si impegnano a dare evidenza al presente accordo, la cui valenza è illimitata,
temporalmente e di portata generale attraverso i rispettivi canali di comunicazione. Biella, 11 aprile 2015, firmano i presidenti. Grazie, perché è veramente un passo importantissimo per la nostra fondazione. Prima il Presidente ha detto che avevo disponibilità, non so se ho disponibilità, ma ho 80 anni. Sì, ma allora, il buon anno, Roberto? Dov'è Roberto? Dov'è Roberto? Ciao, Roberto Botto. Io posso dire, per cominciare, una cosa, che ho una collezione fantastica, di fotografie di Cartier-Bresson. Aspetta, questa collezione, ci sono 225 fotografie di Cartier-Bresson che sono dati a me e a Annette da Sam Safran, che l'ha ricevuto, perché Cartier-Bresson era un po', diceva, c'était, non sono fotografo, sono dessinatore, e faceva disegni durante 30 anni, almeno 30 anni, e aveva domandato a Sam Safran, che ho esposto alla Fondazione, che è molto presente alla Fondazione, di imparare il disegno a lui, e ci sono visti, sono stati molto amici assieme, e quando andava da lui Cartier-Bresson diceva: tiens, ti do una fotografia, l'hai già questa? No, l'aveva già questa, e dava, e ne ha dato 225, e queste fotografie lui mi ha tutte date, e quello che è un unico, veramente unico, che è che su queste 224 fotografie, c'è anche il mio ritratto da Cartier-Bresson, i due terzi sono dedicati da Cartier-Bresson, e questo è unico. Anche la Fondazione Cartier-Bresson non ha un tesoro come questo. Vede che è scritto sotto a mano. Quasi due terzi di fotografie sono, vede che sono, ha scritto Cartier-Bresson delle cose, e ci sono dei scritti che abbastanza unici, e questa mostra la potete avere quasi quando volete, e pagate il trasporto e assicurazione, ma non c'è affitto, non c'è niente. È veramente un piacere che voi potete avere questa mostra unica.
Bene. Grazie a Massimo Giuseppe Bianchi, vi rubo ancora un minuto perché vorrei presentarvi i curatori delle mostre che sono il vero cuore di questa iniziativa, Caterina Mandarini e Carlo Teruzzi. Allora, questi curatori hanno realizzato le due mostre che adesso andremo a inaugurare con un lavoro splendido di ricerca, di scavo, ma soprattutto di passione per la, appunto, la valorizzazione di questo tema della Fondazione Gianadda, che è un grandissimo soggetto di studio e veramente importante. Do la parola mezzo minuto proprio ai curatori e poi scendiamo per il taglio del nastro, poi loro saranno a vostra disposizione per raccontarvi queste mostre e guidarvi alla loro scoperta. No, mezzo minuto di... Buongiorno, siamo molto felici di presentarvi queste foto di Leonardo Gianadda degli anni 50 attorno al Mediterraneo. È una mostra che ha già viaggiato in Francia, in Svizzera, in Italia, perché è andato già a Padova, Domodossola, Varese, ma siamo davvero molto lieti di essere qua a Biella perché, come l'ha raccontato Leonard, fa davvero senso di essere qua, queste foto che siano qua, perché hanno il legame con Curino, con Biella, quindi è davvero siamo felici. La mostra L'uomo e l'opera, che è quasi un po' nata come gioco, poi si è approfondita man mano che scoprivamo davvero la personalità e la vita di Monsieur Leonard, in fondo vuole proprio aiutare a gustare le immagini e questi scatti attraverso il racconto della sua vita. A noi ha colpito, vi do questo proprio come filo conduttore del percorso poi che seguiremo giù, una frase che Leonard diceva da giovane, appunto, quando compiva i suoi scatti: lo spettacolo avviene per strada, basta sedersi di fronte a un eccellente caffè turco e guardare la gente che passa. Ecco, io penso che questo spirito, questo occhio, questo umano ha accompagnato sempre quest'uomo in tutta la sua vita, dai primi scatti alle affermazioni che lo hanno portato a volere democratizzare l'arte con la Fondazione Pier Gianadda, fondazione dedicata proprio al fratello, perché lui voleva che il fratello vivesse dentro qualcosa di vivo, e lì è nata una grande sfida, perché di fatto ha iniziato qualcosa che non si sapeva dove l'avrebbe portato, per cui la memoria non era in un punto finale, ma in un inizio. In un inizio che in questi 30 anni lo ha portato evidentemente dove poi tutti voi sapete. E poi chiuderemo la mostra proprio con un frammento dedicato all'altra grande opera che è la Fondazione Annetta e Leonardo Gianadda, Annetta e Leonardo Gianadda, dedicata al sociale. E l'abbiamo intitolata A che vale il mondo se non per la vita? E a che vale la vita se non per essere data? Ci pare davvero che questa espressione rappresenti alla perfezione la vita di Monsieur Leonardo. Grazie. Vi invito appunto adesso a scendere con noi a tagliare il nastro inaugurale dei nuovi spazi espositivi di Palazzo Gromolosa e delle mostre Leonardo Gianadda, L'uomo e l'opera e il Mediterraneo degli anni 50. Grazie.